Il nostro pensiero si basa su una visione dualistica. Dentro fuori, bianco nero, bene male. Tutto viene ripartito e diviso in coppie. Ma è un errore. Mai sentito parlare della triquetra? Sì, il nodo trinitario. Nulla è perfetto senza la terza dimensione. Non esistono solo un sopra e un sotto. C'è anche un centro. Io sono convinto che ad Einstein e a Rosen sia sfuggito un dettaglio. Secundus. Creatus est. Un wormhole è una galleria gravitazionale che collega non due ma tre dimensioni. Futuro, presente e passato. Nel suo libro lei parla della dottrina dell'eterno ritorno di Nietzsche. Di un universo che si espande per poi collassare di continuo. In un ciclo che si ripete all'infinito. Nel libro lei dice che l'arco lunare solare in cui tutto si ripete dura 33 anni. Sì, da un punto di vista cosmico, sì. In pratica ogni 33 anni l'orbita della Luna è in sincronia con quella del Sole. Già. Ma il numero 33... va molto al di là di tutto questo, lo troviamo ovunque. 33 è il numero dei miracoli di Gesù, 33 sono le litanie agli angeli. Persino Dante ha suddiviso in 33 canti sia il purgatorio che il paradiso nella Divina Commedia. E anche l'anno in cui l'anticristo inizia il suo regno. Proviamo a immaginare di trovarci in una camera buia e immensamente grande con un fascio di luce che va verso sinistra. Quel raggio si dovrebbe propagare all'infinito in quella direzione. Non abbiamo alcun motivo di credere che esso ci aggirerà ricomparendo alla nostra destra, ma un wormhole può distorcere, ecco, la topologia dello spazio-tempo, piegandola, stravolgendo così la posizione di ogni cosa.